Il capo dello Stato Mattarella arriverà a Ischia alle 16.30. Dopo una visita al centro operativo congiunto della Protezione Civile, andrà nella zona rossa di Casamicciola Alta, poi all'Acquameno ed infine a Ischia Ponte, dove si concluderà il suo giro. L'aspettativa di tutta la popolazione è che il governo si attivi realmente, in maniera molto celere, affinché inizi la ricostruzione. Il capo dello Stato ringrazierà la macchina dei soccorsi che ha ben funzionato nonostante le difficoltà logistiche. Viene per testimoniare la vicinanza delle istituzioni alla popolazione e sarà l'occasione anche per visitare la macchina dei soccorsi che qui sta coordinando l'emergenza. Noi ci auguriamo che faccia un intervento anche lui presso il governo affinché si emetta un decreto legge adeguato alla ripresa dello sviluppo economico e sociale dell'isola d'Ischia. I sindaci dei comuni di Ischia chiederanno al Presidente della Repubblica interventi che consentano di mettere in sicurezza gli alloggi e far ripartire l'economia turistica. Noi dobbiamo necessariamente continuare, viviamo di turismo, dobbiamo sollevarci subito, cioè necessariamente dobbiamo passata la fase di emergenza, subito mettere in mano alla fase di ricostruzione. E questo è l'eliporto di Casamicciola. Qui dovrebbe atterrare con l'elicottero. Mattarella dovrebbe lasciare l'isola intorno alle 18.50, sempre in elicottero, e far ritorno probabilmente a Roma.